Giocare con il tuo gatto è importante quanto mantenerlo ben nutrito e offrirgli una cuccia comoda in cui dormire, poiché, senza divertimento, il tuo amico felino potrebbe soffrire di stress, ansia o depressione. Inoltre, si consiglia di impostare un programma di gioco giornaliero e seguire sempre la stessa routine. Se non sai come giocare con il tuo felino a casa, in questo video di Animalpedia ti proponiamo 5 giochi per farlo e farti divertire. Da non perdere! Qualcosa di semplice come una scatola di cartone vuota può essere uno dei migliori giochi per intrattenere il tuo gatto a casa, poiché questo oggetto nasconde infinite possibilità. Puoi lasciarlo a portata di mano per farlo decidere quando entrare e giocare, o lasciare dentro giocattoli e dolcetti per attirare la sua attenzione e fargli associare la scatola a stimoli positivi. Se vuoi rendere il gioco ancora più divertente per il tuo amico, usa varie scatole e crea un labirinto con loro. Come? Molto facile! Creando diverse aperture e unendo le scatole tra loro, in modo che il gatto possa entrare e uscire. Non dimenticare di distribuire vari dolcetti e giocattoli per guidarlo attraverso questo labirinto fatto in casa. Esistono anche altri giochi per gatti da fare con le scatole. Se vuoi conoscerne altri, non perderti il nostro video di Animalpedia! Il famoso Kong è un giocattolo dispenser di alimenti ideali per intrattenere i nostri animali quando siamo a casa o quando sono soli. È molto efficace nel trattamento dell'ansia da separazione, quindi consigliamo vivamente di fornirne uno al nostro amico. Per iniziare il gioco è necessario solo introdurre cibo o premi all'interno. In questo modo li terremo intrattenuti a lungo, dal momento che dovranno capire come far uscire ciò che vi è dentro. Prima di continuare, non dimenticare di iscriverti al canale Animalpedia per rimanere aggiornato ogni settimana su tutto ciò che condividiamo. I gatti sono cacciatori per natura. Quindi dobbiamo soddisfare questa esigenza se vogliamo impedire loro di inseguire le prede da soli. Nel mercato troviamo le cosiddette canne da pesca per gatti, che esistono in diversi colori e forme, con piume, topolini giocattolo o altri animali che fungono da preda e intrattengono a lungo il nostro gatto. Prendine uno per il tuo felino o creane uno casalingo e divertiti a muovere la canna e a farlo inseguire. Ricordati di lasciarglielo catturare di tanto in tanto, in modo che si senta soddisfatto. In questo video ti spieghiamo come realizzare 4 giochi fai da te, facili da fare per gatti, con rotoli di carta igienica. Non te lo perdere! Sappiamo tutti che i gatti adorano limarsi le unghie, e quale modo migliore per farlo se non con un tiragraffi? Possiamo offrirgli il tradizionale tiragraffi singolo, per limare le unghie, o prenderne uno che ha più di un piano, che ha una cassetta o addirittura piume come preda e altri giocattoli per intrattenere il gatto. Cercare e recuperare la palla non è solo una cosa da cani, anche i gatti si divertono a questo gioco. Ti insegniamo i 4 passaggi che devi seguire per insegnarglielo. Cerca la pallina che piace di più al tuo amico e lanciala. Allo stesso tempo digli cerca per fargli associare all'atto di ricerca all'ordine e premiarlo quando la trova. Una volta che avrai imparato questo, puoi passare a insegnargli a riportare il giocattolo. Chiamalo dunque quando ha la pallina in bocca e quando si avvicina a te rimuovi delicatamente il giocattolo. Fagli una carezza o dagli un croccantino in modo che capisca che quando lo dà riceve un premio. Infine e lentamente insegnagli il comando lascia andare quando gli prendi la pallina e la metti per terra e fagli fare pratica fino a quando non lo fa da solo. Cosa ne pensi di queste idee? Faccelo sapere nei commenti! Ah, e se ti è piaciuto il video e vuoi saperne di più, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al canale. Alla prossima!